Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro John. Sì, mi stavo dirigendo verso la nuova zona e ho beccato un boss. Non pensavo fosse un boss obbligatorio. Però sì, ci siamo, quindi combattiamo. Ah, cacchio, non ho caricato. Merda. Protect un paio dalla magia. Ah, guarda. Ma scusa, è la runa dello scudo. Chance per tutto il party di diventare berserker. Guarda che bella. Beh, proviamoci. Allora, io i danni in realtà li dovrei fare, perché ho migliorato sensibilmente le armi adesso, quindi... Ma è la runa dello scudo lucente, sembra. Sembra la runa... Avete visto? La runa dello scudo lucente. Merda, ma colpisce anche gli altri? Oh oh. Minchia. Ok, si sono allontanati. E la Madonna. È debole al fuoco, mi sa, eh. Ma sbaglio o sta castando? No, 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 merda. Pensavo di curarmi prima. Aia, questo fa male. Ecco, giusto, giusto, è morta quella che doveva curarmi. Ok. Una testa è andata via. Però è rimasta l'altra. Sono completamente morto. Ah, ok, mi ha attaccato prima lui. Godo. Un oggetto mi sa che muore. No, ok. Ok, anche l'altra testa è andata. Oh, morto. Dai. Mamma mia. Certo, con due attacchi l'ho praticamente distrutto. Ma quel mostro poteva darci comunque del tempo difficile. Non ho paura. Quindi dove dobbiamo andare per Caleria? Quella via. Possiamo prendere la strada a nord, ma non c'è bisogno per adesso. Ah, si può prendere anche la strada a nord.
Oh, vediamo cosa c'è nel forziere. Qui c'è sempre un boss comunque, quindi... bene, altri soldini. Bene, medicine, datemi tutto. Tutto, tutto, dammi tutto. Ok, mi curo un attimo e andiamo avanti. Ok, eccoci arrivati. È passato tanto tempo da quando fui qui in Caleria. Dall'ultima volta che fui qui. Non abbiamo avuto nessuna missione di emergenza o... cioè missioni speciali o convocazioni di emergenza qui. Qual è il problema, Ayla? Questo posto puzza. Che posso dire? È l'odore dell'umanità, è la puzza, diciamo, l'odore dell'umanità. La gente puzza quando è tutta raggruppata insieme. Ci sono un sacco di differenti aromi qui. Andiamo prima al quartier generale, così posso finalmente mettermi, diciamo, mettermi tu per tu con questo file gigantesco. Quartier generale? Sì, è la tua prima volta qui? Oh, vero. Tu sei stato reclutato dal capitano al di fuori di questa regione. Quindi immagino che tu non conosca questo posto ancora. La costruzione lì davanti è il quartier generale della forza di difesa della frontiera del sud. Ah, quindi hai capito. Va bene, io a sto punto però mi faccio un giretto, voglio vedere se posso fare qualcos'altro e poi andiamo lì. Ok, tra l'altro ho notato che i dialoghi in questa zona si riferiscono tutti come Capitan Geddo, quindi lo conoscono. Perché effettivamente lui è il comandante di queste forze speciali di difesa, ecco, mettiamola così. Bene, vado a fare rapporto. La richiesta di, diciamo, di scorta... E vabbè, è il reclutamento ufficiale di Jack. Dice: penso a tutto quanto io. Va bene, ti aspetteremo alla locanda. Spero di non trovarti insieme alle. No, Soused to the Guilds. Cioè, che. Oddio. È quello che penso io, o forse è una traduzione che sto facendo errata nella mia testa. Sarà meglio che non ti ritrovi ridotto fino alle branchie più tardi. Cioè, dico che vabbè, si mette a bere. Quello che dici tu. Testa di vegetariana mangia carote. Che hai detto? Oh, niente, non ho detto niente. Va bene tutti quanti, ci vediamo dopo. Andiamo alla locanda. Va bene. Quindi Ace se n'è andato e noi dobbiamo andare alla locanda. Vediamo che succede ora alla locanda. Succederà sicuramente qualcosa. Ehi, stai ascoltando Jack?
Quella col succo. Quindi, ti piace la cucina di Armonia? Soddisfa il mio palato meglio di quelle. Meglio del cibo piccante di Zexen. Eh? Oh, sì, immagino di sì. Quindi questo è confine di Armonia. Cioè, questa zona del sud è confine con Armonia. Oddio, e questi chi sono? Questi sono tutti personaggi. Bene, Geddo, è un po'. È passato un po'. Non tanto, direi. Chi è quella gnocca? Elaine, madonna mia, è una gnoccona questa. Eh? Che è successo a quel... al ragazzo, quello che parla tanto? È morto? Non essere ridicola. Sta bene. Anche se è un po' troppo, diciamo, spiritoso per i miei gusti. Capisco. Allora, date a lui questo messaggio. Smettila di provarci con me. È tutto parole. E io troverò qualcuno che comunque sia alla mia altezza, una roba del genere. Quel bastardo. Sono sicuro che Ace ha avuto tempi difficili cercando di, diciamo, cercando di stare appresso a una come te. Oh, sei gelosa? Attenta a quello che dici. Bitch. No, vabbè. Immagino che tu sia qui per giocare al cacciatore della vera runa con tutti quanti gli altri? Cacciatore della vera runa? Oh, non lo sai? Hanno mandato la notizia? Ecco perché molte delle unità difensive sono tornate in città. Questa volta pare che ci sia un grande premio in denaro. Tutti quanti sono abbastanza eccitati riguardo ciò. Oh, il nuovo ragazzo in città. Mi dispiace, ma saremo noi a vincere questa volta. Non voi. Non sa come la volta scorsa. Sistemiamo la faccenda una volta per tutte questa volta, Geddo. Vedremo quale team è il migliore della difesa, dell'unità di difesa. Perché stare ancora qui e perdere tempo? Sappiamo già chi è il migliore. Che intendi? Siete stati solo fortunati la volta scorsa. Ah, lascia perdere. Non ti crogiolerai negli allori ancora per molto. Sistemeremo questa faccenda alla caccia della vera runa nelle Grassland. Andiamo. Sure. Va bene. Va bene. Vedi, sono tutti personaggi questi. Doppia waifu. Ehi, è sufficiente, Elaine. Oh, va bene. Bella questa immagine di tutte e due che si guardavano. Se potete scusarci, ma non dimenticate di dire a quel tizio spaventoso di non mandarmi più lettere attraverso la mia posta dell'armata. Mi dispiace, Geddo. Il nostro leader è un pessimo perdente. Ma concordo con lui che questa volta saremo noi a prendere il premio. Non arrabbiarti. Addio per ora. Pensare che siamo. Che finire, cioè, pensare che abbiamo incontrato Duke e la sua crew. E il suo gruppo. Proprio appena siamo arrivati a Caleria. Già, lo so. Quello. Eccolo.
Ehi, hey, non sapete quello che ho sentito? Grandi notizie. C'è una sorta di grossa caccia per qualcosa chiamata come la vera runa. Tipo, eh? Oh, fratello. Ecco, giustamente non sa che sono arrivati quelli a rompere le palle. Ah, quindi lo sapevate. Quindi lo sapete già. Perché vogliono cominciare una caccia per questa vera runa del fuoco in tempi come questi? Non ho sentito molto riguardo tutto ciò, ma apparentemente una forza punitiva di Armonia, è diretta verso le Grassland e si stanno muovendo proprio per tutta la regione delle Grassland. Una forza punitiva di Armonia? È strano, il più delle volte questi sono tipo dei raccontastorie, ma questa volta sembra vero. Spero che tutti quanti sappiate perché, cioè, spero di sapere perché tutti quanti vogliono raggiungere i Firebringer. Ma con questo grande premio in denaro, chi se ne frega? E sarà fortunato chi sarà lì, chi ci riuscirà. Il numero di nemici che abbiamo incontrato ci hanno permesso di accumulare tanta ricchezza. Ti sei seccata? Sei incazzata? Beh, perché dovremmo esserlo? Se la storia è vera, non abbiamo motivo di avere fretta. Avremo un po' di tempo prima di incontrare questa unità organizzata punitiva. È da un bel po' di tempo che non torniamo qui a Caleria. Dovremmo rilassarci per un po'. Ma capitano, gli altri team stanno già per partire. Concordo con il capitano. Le Grassland non sono male, ma sarà più facile per me battere lei, immagino. Più di qualsiasi altro gruppo di uomini. Concordo. Ehi, aspettate un minuto. Vado di sopra a farmi un riposino. Ehi, aspetta, ma dovremmo lavorare. Andiamo. Niente, proprio mal cagato proprio. Maledetti. Bene, e beh, qual è il problema con te? Io voglio un'altra di queste soda che ho avuto. Oh, brother, sempre tipo, oddio, tipo una sorta di roba, un'esasperazione, no? Oh boy, tipo una roba del genere. Ok, quindi sono andati via tutti, sono rimasto da solo. Perché sono rimasto da solo? Ah, ho finito il primo capitolo. Ok, let's go nel 2. Non possiamo fare altrimenti, quindi devo necessariamente continuare il secondo. Ok. Quindi mi sa che devo uscire. Devo andare da qualche parte a triggerare qualcosa. Allora, sicuramente di uscire. Ah no, di uscire mi fanno uscire. Però sicuramente non devo andare qui. Devo triggerare qualcosa, sicuro. Magari proprio lì al palazzo. Immagino. Oddio, guarda chi c'è. Ah, finalmente devo averlo trovato. Questo è Midgar. No, questa è Caleria. Cosa? Stai dicendo che questo non è il castello? Ricordo tutti gli sforzi mi stanno facendo uscire pazzo e non sarà tollerato. Chi lo sa? Vorrei aprire un negozio a Midgar, ma non so dove si trova la location. Devo trovarla prima che mi convochino le mie tre mogli. Puoi aiutarmi? Diciamogli la location.
Midgar è passando la pianura giù da quella montagna. Ecco. Bene. Nonno, voglio andare via. Ecco, e quindi già se n'è andato di nuovo. Mi sa che non gli devo dire le indicazioni, perché, cioè, ogni volta questo qua, tipo, gli diciamo le indicazioni e sparisce. Cioè, pare che lo fa apposta. Sto coglione. Ma io credo che comunque lo dovremmo inseguire in tutte le città. Io immagino che lui tipo si sposti in tutte le città e poi finalmente arriverà al castello proprio alla fine. Allora, di qua noi non possiamo entrare. Qui ci sono da apprendere le tecniche, però lo faccio dopo, quando mi riunirò con tutto il party. Ok, allora dove dobbiamo andare? Qui dal mercante c'è qualcuno? Così, giusto per info, giusto per sapere. Va bene, andiamo in giro. Ah, ecco dove dovevo andare. Che questo ancora non ho capito chi è, non ho capito che cosa faccia. Salve, serve aiuto per trovare qualcosa? Che cos'hai questa stagione? Che cos'hai di questa stagione? Abbiamo questo frutto blu che viene dal nord, vuoi assaggiare? Quanto costa? I banditi dei piani alti hanno diciamo, hanno aumentato il prezzo. Che ne pensi di 4? La roba che mi hai venduto la volta scorsa era spazzatura. Che ne dici di 2? Ah, questa è stata proprio sfortuna. Sono già stato sovraffatto la prima volta e mi hai fregato. 3,5. 3. È già finita? Non c'è traccia di niente. Quindi stai dicendo che è sparito tutto all'aria? Che ne dici di 3? Stai guidando un difficile negoziato. Ma sei sempre stato gentile con me. Va bene, 3. Oh, felice di vedere che tu abbia ancora una buona memoria. È parte dell'essere bravo nel business. Ecco a lei. Non ho idea di che cosa abbia comprato. Grazie. C'è di più. C'è una lettera per te da parte di quell'uomo. L'ho messa lì dentro. Bene. È sempre così, diciamo, vabbè, dependable. È più preoccupante, diciamo, sì, vabbè, diciamo, è più preoccuposo, sarebbe il termine. Come un rush che non vuole andare via. Potrebbe essere. Cioè, tipo apprensivo, ecco. No, la parola giusta è apprensivo. Delle volte è difficile tradurre parola per parola perché in italiano abbiamo parole diverse rispetto all'inglese. Ok, quindi ora che ho preso sta roba, che ci devo fare? Devo ritornare in locanda, penso. Ah, eccoli, sì. Qual è il problema? Pensavo che vi ubriacaste e sveniste ora come ora. Quella era la mia intenzione, ma ci sono altre cose che dobbiamo fare. La forza di frontiera di Armonia si sta muovendo, è molto inusuale. Le forze di frontiera di Armonia. C'è anche un vescovo. O comunque un predicatore con loro. Ma non è questa la cosa strana. Capisco. E sarebbe Sasarai, il bishop Sasarai. Ma sono qui addirittura. Stanno passando il confine. Eccolo. Ed è insieme a lui, che ancora non so come si chiama, però. O non me lo sto ricordando. No, ma lui non si è presentato.
Non si è mai presentato. Albert. Ah, ecco, vedi, ora lo sappiamo il nome. Dopo diversi decenni di pace e quiete nelle Grassland, il seme della ribellione è lentamente cresciuto. Sono sicuro che tutti quanti voi abbiate sentito di questi banditi noti come i Firebringer. Sono sicuro che avete anche sentito del disastro che hanno portato in quella zona. Non possiamo permettere a nessuno di reclamare il titolo di Flame Champion per disonorare l'onore dell'unico vero eroe, i Cusack. Come i Cusack? Ma non era Joe il vero eroe? Voi viaggerete con il predicatore, il vescovo Sasarai, che proviene dalla Crystal Valley. Faremo capolino al villaggio del clan di Saphir, uno dei sei clan. È lì che pare che questi, diciamo, Firebringer si trovino. E Joe, il fake Flame Champion, il finto Flame Champion, è segretamente nascosto. Dove è segretamente nascosto? Io sono il predicatore Sasarai. Il mio desiderio è di fermare questo seme di violenza prima che la guerra faccia il resto. Voglio continuare a perseverare la pace tra Armonia e le Grassland. Sono veramente, diciamo, concentrati riguardo a questo, cioè sono proprio fissati. Devono esserlo per aver fatto tutta questa strada, ma per tutto, ma a causa di questo Flame Champion, loro dovrebbero smetterla di diffondere queste vecchie storie di donne, diciamo, di signore, di quartiere. Certamente. Penso che abbiamo visto abbastanza, possiamo andare. Cioè, Wife's Story sarebbe tipo il cuttiglio, no? Quindi le voci di cortile, mettiamola così. Quindi, com'era? Avete visto qualcosa di interessante? Bene, capitano, qual è il piano? L'altro team è già diretto verso le Grassland. Duke e sul gruppo sono andati via pure. Forse dovremmo. Lasciate che risponda alla mia domanda prima. Bene, potremmo semplicemente seguire la linea di frontiera. Ma perché non mandare l'armata classica per questo? In tutti i miei anni non ho mai visto una roba del genere prima. Ehi, vi ho chiesto una domanda? Voi siete quelli che mi avete detto di stare dietro. Ehi, rilassati e finisci la tua soda. Sembri veramente. Cioè, sei troppo. Sembri troppo una ragazza dei Caraia. Se ti abbiamo portato con noi. Se ti avessimo portato con noi, chissà in quali guai ci avessi fatto finire. Sconsolata. Buh. Io dico di muoverci. Abbiamo qualcosa da. Dobbiamo fare qualcosa prima di addormentarci qui. Dobbiamo cercare di capire qualcosa. Dovremmo tornare indietro nelle Grassland, anche se questo probabilmente potrebbe rallentarci. No, ci dirigeremo verso le Book now. Una nuova zona, le Book. Non ci sono mai stato. Le Book? Ho sentito che è il villaggio dei allenatori di Mantidi, di Mantor. Esattamente. Perché dovremmo andare lì? Non ci vuoi andare? Oh, beh, non è quello che intendevo. È deciso allora. Ci
Perché non andiamo via presto? Buona idea. Il tempo è scarso. Questo potrebbe, diciamo, potrebbe trasformarsi in un qualcosa che non si è visto dalla guerra delle alleanze di 15 anni fa. Non dire questo. Va bene, è tempo di andare a svegliare Jack. Muoviamoci, abbiamo del lavoro da fare. Madonna, sono lentissimi. Ma come? Ma Jack è lì. È salito per niente. Stiamo andando? Ma non stavi dormendo di sopra? Ah, non sono riuscito a dormire lì. Quindi sono andato a farmi una passeggiata tra gli alberi. Che strano. Cioè, che tipo strano. Weirdo. Ci vorranno un paio di giorni per arrivare alle Book. Se andiamo verso la strada di nord della montagna. Cioè, se andiamo verso la strada nord nel sentiero montano. Non farci perdere adesso. Lo farei mai? Forza, andiamo. Voi scansafatiche. Scansafatiche, eh? Ok, allora Ace lo dobbiamo mettere con Joker che fanno l'attacco combinato e siamo a posto. Quindi ora si apre. Finalmente si apre la strada a nord e c'è una nuova città, tra l'altro, che non conosco. Bene, andiamo. Eccoci arrivati. Nuova città questa, tra l'altro, eh? Quindi facciamo attenzione a chi possiamo reclutare qua. Sembra anche molto piccolino comunque. Quindi questa è Lebuc. È il villaggio degli allenatori di Mantidi, vero? Esattamente. L'abilità di allenare quegli insetti gli ha permesso a questa tribù di sopravvivere. Allenatori di Mantor? Sì. La tribù di Karna di Lebuc è sempre riuscita a controllare le Mantors, le Mantidi, anche quando vennero conquistati da Armonia. Gli hanno permesso di vivere. Permesso di vivere? Ecco qua. Cos'è questo? Stanno arrivando. Perché non possiamo essere lasciati in pace? Vabbè, sarà una battaglia easy, dai. Aspetta, quanto ci sta questa per evocare il vento? Madonna, due turni. Vabbè, facciamo così. Ma è una boss fight? C'è la musica da boss fight. Cioè, vengono considerati boss fight? Ecco, benissimo. Me lo devo mettere dietro a lui. Ah, ma c'è Franz. Ecco perché è una boss fight. C'è quello là, il comandante che abbiamo scontrato.
Morto. E la Madonna. Ciao. Cioè io ho le armature perfette e guarda quanti danni mi fanno. Cioè mi sono fatto tutte le armature di tutto punto. Niente, devo rifarlo. Ok, questa volta dovrei aver fatto meglio perché ho utilizzato tutte le magie e quindi mi è morto soltanto Jack. Ah no, anche Cosa è morta forse. Sì, anche Alia. Vabbè, sti cazzi. Ecco, così vi imparate. Che volete? Allora, dici, perché siete arrivati a noi? Cioè, perché vi siete fiondati su di noi senza avvertire? Abbiamo ordini dall'armata. Abbiamo ordini dall'armata di non far entrare nessuno sconosciuto. L'armata principale? Intendi di Armonia? Chi sei tu? Il cane di guardia? Il cane da guardia? Che hai detto? Oddio, Bishop! È l'uomo mascherato! Che sta succedendo? Dice salve, salve Bishop, che sarebbe in realtà pastore, però non so come poterlo effettivamente tradurre, perché cioè Bishop sarebbe tipo pastore, vescovo, quindi non so effettivamente qual è il contesto giusto, penso vescovo a sto punto. Ho visto questi tipi sospetti che stavano... ho visto questi tipi sospetti e quindi stavo cercando di cacciarli via. Sì, stavo cercando di cacciarli via. Bishop? Chi sei tu? Sei di Armonia? No, sono Geddo, assegnato all'armata regionale di Sud della frontiera di difesa. Un mercenario, eh? Sì. E che cosa vuoi qui? Abbiamo delle istruzioni dalla forza difensiva per cercare la vera runa. Oh, davvero? Capisco. Questo uomo è un mercenario della forza di Armonia. Portatelo al villaggio. Sì, signore. Bishop, mi dirai il tuo nome? Che cos'è un nome? Ci sono delle cose che sono meglio tenere segrete in questo tipo di missione. Se lo dici tu. Bene, se potete scusarmi. Avete il permesso per entrare al villaggio, ma non fate niente di strano. Ecco perché con gli altri personaggi non potevo entrare in questo villaggio, perché appunto è sotto il dominio di Armonia. È strano trovare un vescovo in un posto come questo. Ricordi Sasarai, il vescovo che ha accompagnato l'armata regionale di Armonia da Calera? Qui ce n'è un altro addirittura in Lebuk. Non è semplicemente una coincidenza. Vescovo? Che cos'è? Sembra una sorta di uomo importante. Beh, sei importante nel titolo, ma è piccolo in altro. Colui che guida il regno di Armonia è un vescovo. Il fatto che venga fuori in un posto come questo deve significare qualcosa. L'armata di Armonia? Esatto. E prima viene l'armata di Armonia,
sotto di che c'è l'armata regionale di Armonia e poi successivamente la difesa, l'unità di difesa dove noi siamo collocati. E sotto di noi ci sono i cittadini di terza classe, che sono come i tizi che stavano cavalcando le mantidi prima. Sempre così complicato. Nekaraya il capo è il più importante e tutti quanti gli altri la stessa cosa. Sembra molto più semplice dal punto di vista militare. Ok, quindi possiamo ufficialmente entrare. Ah, qui adesso ci sarà da esplorare, ci sarà da guardare e vedere un po'. Ecco, qui intanto c'è qualcosa che... Che cosa intendi dire con ciò? Quello che ho appena detto, non abbiamo niente da vendere agli a quelli di Armonia. Cosa? Chi ha detto che io sono di Armonia? Qual è il tuo, diciamo, la tua convinzione? Il tuo nome e la tua apparizione sono di Armonia. Mangi di cibo diverso, vero? Sei molto più simile a loro che a noi. Tu, smettila. Oh, hai ragione. Diciamo gli stupidotti di Armonia potrebbero arrabbiarsi. Fai quello che vuoi. Fai quello che desideri, una roba del genere. Minchia. Non si è fatto intimorire. Che cosa cos'è tutto questo? Cioè, perché tutto questo? Beh, questo era... È solo una situazione complicata. Va bene, io direi che adesso mi faccio un bel giretto qui. Salvo e ci vediamo con la prossima puntata. Ciao.